Benvenuti sul nostro canale. Oggi noi facciamo una bella camminata dalla zona vicino a Chalet di Sirente, vicino a Sicinaro. Questa è una zona molto vicino alla mura, diciamo la mura ripida che è necessario salire per andare sulla vetta di Sirente. Allora noi andiamo da questo posto fino a Pagliare di Tione degli Abruzzi. Nella questa zona, diciamo la zona di Sirente Velino, piana di a prate di Sirente, ci sono molte Pagliare. Pagliare è un villaggio agripastorale che era abitata solo durante i mesi estivi, mentre d'inverno tutta la popolazione andava via perché era troppo freddo. Allora qui sulla prata, sul posto chiamato Prate di Sirente, ci sono molte Pagliare. Pagliare famose sono Pagliare di Tione, Pagliare di Fontecchio e Pagliare di Fagnano. Oggi noi visitiamo un villaggio dalle queste, Pagliare di Tione. La montagna dietro di me si chiama Sirente. Dietro della questa cresta c'è un'altra montagna, Velino, che noi non possiamo vedere da qua. Velino è la montagna a nord di Avezzano. Questa zona qui si chiama le Prate di Sirente. In direzione Rocca di Mezzo c'è un altro posto che si chiama la Piana delle Rocche. Lì Rocca di Mezzo, Terra Nera sono situati. Un nostro piano è anche andare a fare una bella camminata da Sicinaro fino a Rocca di Mezzo. Questo sarà 25 km. Speriamo che noi facciamo questa camminata quest'autunno. Questa è la chiesa della Santissima Trinità. È situata nella piana di Iano, vicino alla Pagliare di Tione degli Abruzzi. Questa chiesa è la più famosa del comune di Tione degli Abruzzi. La piana si chiama la Piana di Iano. Nessuno capisce perché si chiama così e che cos'è Iano. Anche in abruzzese non è conosciuto questa parola. Allora sembra che qua sotto questa chiesa c'era un tempio della deessa Diana, la deessa della caccia, nei tempi romani, e la chiesa era costruita sul posto di questo tempio. Allora questa piana si chiamava Piana di Diana e adesso è trasformato nella Piana di Iano. Questa zona anche è famosa dei suoi briganti. Qua il fenomeno di brigantaggio ci stava negli anni successivi all'Unità d'Italia. Famosi briganti hanno rubato la popolazione qua, per esempio Francescone. Secondo leggende popolari, lui ha nascosto i suoi tesori sotto una roccia alla cresta di Sirente. È un nonno, un uomo vecchio qua da Tione, ha trovato questi tesori, molto oro, monete, e era così felice che lui andava a casa, ha bevuto troppo di alcol, eccetera, e poi lui ha dimenticato dove questa roccia si trovava, e allora questi tesori anche adesso non sono trovati.
Questa è una pozza tipica abruzzese che era costruita per come un bevatoio per gli animali. È generalmente interessante di sapere che in questa zona, Piana di Jana, Prate di Sirente, ci sono molti crateri della questa forma, forma ovale oppure forma del circolo, che nessuno sa se loro, se queste buche sono costruite oppure se sono i resti dei meteoriti antichi che hanno caduto qua. E secondo un'altra leggenda popolare, qua c'è un lago, si chiama Lago di Tempra, e questo lago è sul posto del buco lasciato dal meteorito nell'anno zero della nostra era. Allora, questa buca è lasciata dal meteorito che hanno visto da Gerusalemme quando hanno previsto la nascita di Gesù Cristo. Allora, questa stella cadente che i tre sciamani hanno detto che questo è il simbolo dell'era nuova, del bambino che deve nascere, un bambino del Dio. Tre magi. Sì, tre magi, oppure tre re. Questa stella è caduta qua, vicino alla piana di Jana, e adesso questa buca si chiama Lago di Tempra. Adesso sta piovendo. 8 gradi sopra zero, novembre, l'inizio di novembre. Chieti, Pescara, adesso la temperatura ambientale è, diciamo, 20 gradi, anche 25 gradi di giorno, ma qua di notte le temperature sono molto basse, vicino a zero. Adesso, oggi magari pioverà abbastanza forte, e noi abbiamo preso K-Way con noi perché altrimenti saremo completamente bagnati. Questo è piano di Jana, il piano chiamato così, il piano dedicato, la piana dedicata alla deessa Diana. E noi possiamo anche vedere la montagna Sirente. La vetta della montagna adesso è un po' buia perché lì adesso nevica, e qua noi siamo un po' giù. L'altitudine qua è 1,3 km, magari 1,4 km. Qua adesso la pioggia comincia. Siamo adesso in villaggio Pagliara di Tione degli Abruzzi. Siamo nella metà tra la montagna Sirente dietro di me e la valle del fiume Aterno. E questa valle è molto ricca sui borghi antichi, ci sono castelli, torre medioevali, Fagnano, Fontecchio, Succiano, Pedicciano, Rocca Pretura, Acciano. Noi consigliamo a voi di andarli visitare, tutto è molto molto autentico, sembra che tu sei in Medioevo quando tu sei in questi villaggi. Ma adesso questa zona è molto desolata, desertata, non ci sono più uomini perché non c'è lavoro più qua. Il fenomeno di emigrazione ha cominciato in questa regione dopo la seconda guerra. E già verso gli anni 90 quasi nessuno è restato qua. Adesso molti villaggi sono senza gente assolutamente, per esempio questo villaggio Pagliara. Sì, mentre la natura qua è molto bella, ci sono orsi, cinghiali, cervi, è bello di fare la caccia qua, non qua proprio perché qua siamo nella zona del parco nazionale, è proibito
di fare la caccia qua, ma un po' più giù, verso la Valle Aterno, la foresta è molto selvaggia, noi abbiamo visto cinghiali, lì cervi, anche dicono che ci sono gli orsi marsicani che non sono pericolosi per gli uomini. Sono pericolosi per le donne. Questa zona serviva come un passaggio importante dalla valle della Sulmona, valle dei Peligni, verso la città dell'Aquila. E tutte le armate che stavano andando verso l'Aquila per distruggerla durante la guerra dell'Aquila, quando Braccio da Montone ha voluto di prendere questa città e ha preso questa città a proposito, ma lui era ucciso durante l'assedio. Sì, tutte le armate si passavano lungo questa valle, Valle di Aterno. Questa valle è dietro di Camera, adesso è molto più bassa che noi siamo qua. Noi siamo su un sperrone, diciamo, vicino a questa vallata. E questi borghi, Tione degli Abruzzi, Fontecchio, i due borghi che sono situati qua vicino, anche erano i borghi che hanno partecipato nella fondazione della città dell'Aquila nel XII secolo. Ci sono due quartieri di Tione degli Abruzzi, di Fontecchio, e anche ci sono anche adesso, c'è la porta, chiamata la porta di Tione nella città dell'Aquila. Allora questa zona era molto ricca perché la pastorizia qua era molto molto ben, no, c'erano greggi qua, c'erano pastori, e questa zona era molto ricca. Solo nel secolo XVII la pastorizia moriva lentamente, e con la pastorizia anche le ricchezze stavano andando via, e dopo il XVII secolo questa zona è divenuta abbastanza povera. È molto sorpresante di vedere questa parete ripida, la parete del Monte Sirente. Gli alpinisti professionali utilizzano questa montagna per training. E adesso la pioggia comincia, io ho paura che noi dobbiamo finire il nostro reportaggio perché già piove. Thumbs up! Suonare il campanello, subscribe al nostro canale. Julia Talbot.